E qua, e qua, e qua, e qua. C'è addosso. Ah, schifo. E qua che te piccono io. Benvenuti in questo video, come sempre sono Tecnodi, siamo tornati con un nuovissimo minigioco su Fortnite e sono qua per riproporvi i cacciatori d'Italia, dato che il precedente video ha raggiunto 5000 like e come avevamo detto nel precedente video, se fossimo arrivati a 5000 like sarebbe stato il turno di Drago Lori di scappare. Infatti Drago, sei pronto a scappare? Sono prontissimo, vi farò il bucio, vi farò. Questa volta ragazzi i cacciatori saremo io, Sakiro e Luca Games. Vi spiego velocemente le regole per chi non le sapesse e soprattutto se non avete visto gli episodi precedenti, andatevi subito a recuperare. In pratica Drago Lori sarà quello che dovrà scappare, potrà usare tutte le armi che vorrà, potrà usare tutto l'arsenale che vorrà a sua disposizione e potrà anche costruire. Invece noi dovremo ucciderlo solamente usando armi esplosive, ad esempio le granate, gli sturacessi, potremo farlo ballare, potremo usare la granata puzzolente, insomma dovremo usare tutte queste cose per cercare di acchiapparlo e soprattutto sterminarlo prima che finisca l'ora di gioco. Lui ha tutta l'ora per scappare e vedremo quanto durerà. Allora, droppati subito, Drago. Appena poi droppati, Mi raccomando, raga, ricordatevi che si dropperà qui, Noi ci dropperemo dopo. Dici dove ti butti. No, a parte che lo vedrai. Oh, ma te sei già buttato. Eccolo. L'ho visto che si è droppato ad approdo, raga. Ok, noi scendiamo dall'altra parte. Mi raccomando, Drago, ogni 5 minuti ti dovrei spottare. E a 30. Ogni minuto. Se ci arrivi a 30. Ce lo dice, c'è una jump, raga. Ma non lo devi dire, Luca. Mamma mia, si vede che è la prima volta che fai il cacciatore. Che babbo. Non gli devi dire le cose che hai, sennò poi dopo anche lui se l'aspetta. Vabbè, seguirò. Le tue scarpine, oie. Tu puoi giocare con noi, siamo sicure, sai. Siamo sicure, sai. Infanzia felice, Oh, spottati. H7. H7. Allora H7. Io direi di andarcene verso di qua. Fidati. Eccolo. Vai. Regà, lo vedo già. No, stavo scherzando, mica. Ma non è lui. Magari fosse stato lui. Magari fosse stato lui. Voi. Ehi, noi te facciamo pigliare i colpi, eh. Drago è rimasto muto tipo della strada. Sai la caca, sei mutante, bello. Il cacotto, sì, mi ero venuto un bel po'. Sai cosa vuol dire che prima ho detto ho visto Drago e poi ho detto no, stavo scherzando? In verità vedi che l'avevo visto serio, però lo volevo trollare. Io solamente pure. Che è sparito dietro la collina l'infame. Mamma mia, come t'avevamo preso, Drago, e so anche dove eri, però non te lo dico, così ti lascio nel dubbio. I due. È all'angolo. È all'angolo, regà. Oh, facciamoli una triangolazione. Luca, tu vai di là, io faccio il giro di qua. E tu, Saki? Bravo, Saki. Mamma mia, che triangolazione che stiamo facendo. Boh, è sparito. Ha detto i due, poi è sparito. Raga, vai, Drago. Ora J5. È ritornato di là. Di che camper in cielo fisso. Appunto. Però sono in movimento. Hai fatto così prima, brutto infame. Quando si spotta, parte in cielo. Finisce, entra dentro qualche casa, rimane lì finché non si deve rispottare. Così è come gioca lui. Come un nabbo. Bravo. Vai, Drago. Ragazzi, la tua fine comincia adesso. Dici? D7. D7. Let's go, Ben. Let's go, bebè. Allora, di sicuro avrà preso la pietra e sarà in modalità fantasma. Bravo. Di sicuro. Ma tanto vedi che lì dura un minuto, dopo si deve spottare ed è fregato. 3, 4, ecco, 3, vedo una rampa, 3, quindi 40, usato il deltaplano. 45 secondi. Spottati. Vai. E 8. 8. Ok, sta sempre scappando in là, raga. Vai, adesso comincerà l'inseguimento, quello pesante. Vai. E 8. E 8, ancora. Guarda lì. Che nabbo. Vai, la posizione. E 8. Ale, impossibile. Se mi ridice è 8, mi ritriggero. E 6. E giuro, io faccio ora altre 6. No, raga, ma ci sta pigliando palesemente per il culo. Ci sta, esatto. Ci sta pigliando per i cartelli. E 6, mi sa che è invisibile. F6, raga. F6. No, è impossibile F6. No, compare, qua c'è qualcosa che non va.
Come fa a essere F6? Ah, ci siamo noi F6. Guardalo come sta trollando. Brutto infame. Dove stai andando? Cazzo di vedere. Oh raga, F6 è qui. E6 raga. E6. Perché ci sta guardando. No, è perché si è mosso da fantasma. Hai capito? Cazzo sei un cespuglio. Bra. Non ci sta. Oh Saki, a fianco a te. Raga, sono D6. Dimmi, vabbè, ma come ha fatto a passare che non l'ha visto nessuno? Ma come fai? No, vabbè, raga, per me non si sta proprio muovendo. Perché non si vede, non si sente il deltaplano. No, cioè non si sente niente, non si sente il deltaplano, non si sentono i passi. D8, raga. Ancora. Palle. Guarda, oh, siamo tutti attorno a D8. Se te mi dici che non sei più a D8, è impossibile. È impossibile, Drago. Venditure nel ma te ci stai a guardare, Drago, te ci vedi, raga, Drago? Raga, sono in D8 e c'è qualcuno su una montagna. Chi? Ci sono montagna, sopra io. Oh, e mo? Vabbò! Vabbò! D8! No, guarda, ma... Oh, ti giuro che mi triggerà male che quando ride questo. Mi sta venendo un nervoso, raga, incredibile. Ma... chi lo dici? Sì, mi sta davvero incazzando. E8. Ancora! Ma fa avanti e indietro. Secondo me sai cos'è che si è messo? Al bordo dei due quadrati. Così va a destra e dice sono E8. Poi va a sinistra e dice sono E7. No, sono centrale, ti giuro che sono centrale. Merda, io mi sto guardando tutto il tempo. Ma che tutto con te? Ma proprio tre quarti hai rotto. No, che da quando hanno messo sta roba qui che adesso tipo si può saltare ogni volta, lui è stravantaggiato perché noi sta roba qui di fare rampa e saltare di che non ce l'avevamo, Avevamo solamente jump, se le avevi, se non le avevi erano cavoli tuoi. Ah, raga, però quando coordinata ero detto. Sono in veicolo. Sei in che sei un che sei qui brutta. L'ho trovato. Sì, è qua. È vieni che fai? È morto. E mo esplodi. Raga, è lì. È dove morto. Sono morto io. Eccolo, te lo giuro. Eccolo, lo vedo. Al cespuglio c'ha. Eccolo, lo vedo. Come c'ha il cespuglio? Ti giuro che c'è il cespuglio. È qua. C'è addosso. Gliel'ho tolto il cespuglio. Ecco cosa aveva che non riuscivamo a vederlo. Ah, schifo. E qua che te piccono io. Io te piccono. Tu muori dei picconi. No, è scappato, raga, è scappato. Lo so, è lì. Oddio, io, raga. Oh, ma lanciateli qualcosa che non c'ho più niente. Saki, non puoi costruire. Lanciali roba, Sakiro, bravo. Affogalo. Deve morire, pigliatelo. Attento che sta costruendo la jump. Eccolo. Ce l'ho. Ti sto dietro. Guardalo che schifoso. Dopo 20 anni. Dove è andato? È qua. Dritto. Guardalo che vuole fare infame. Oh regà, ma riuscite a tirargli qualcosa? Non abbiamo più niente. È pronta. Dove sta? È qua. È di fronte a me, regà, però cioè, se non mi date una mano. To! Mori! Picconato! E io godo! Picconato, muori! Crepa, mi hai fatto dannare, crepa, fai schifo! Guarda qua! Crepa! Vi ho trollati in una maniera che non avete idea. Trollati, fai schifo. Trollati, dai, dentro un cespuglio stavi. Un conto se mi stai a fianco. Regà, finalmente quest'incubo per noi, perché è stato un incubo per noi, non è stato un incubo per lui che è scappato, è finito, basta, non ce la faccio più a cercare Drago per 40 minuti e passa. Perciò io lo posso anche proclamare vincitore di queste 4 partite che abbiamo fatto dei cacciatori d'Italia. È stato il ricercato che è durato più tempo di tutti. I prossimi
prossimi ricercati, ragazzi, ovviamente se arriveremo sempre a 5000 like, saranno Sakiro oppure Luca Games. Sarà uno dei due. Perciò, ragazzi, spolliciate se volete altri video dei cacciatori d'Italia. Io una cosa vorrei dire: Drago, mi fai schifo, la nostra amicizia è finita qua. E direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella playerini.